una buona partenza, poi la difesa, l'aggressività e la grande rotazione di San Miniato ha messo in grossa difficoltà l'Enic, e da quel momento in poi il parziale è stato difficile da rimontare, il gap poi nell'ultimo quarto è stato forse anche troppo severo ma larghissimo. È stato severo perché San Miniato ha giocato 40 minuti con grande intensità, noi abbiamo fatto una buona partenza, poi ci siamo spenti, avevamo speso tanto mercoledì a Piombino e devo dire che c'erano anche un paio di giocatori come Magini e Galmarini che erano veramente in condizioni fisiche non ottimali, però direi che l'atteggiamento di San Miniato è stato costante per tutta la partita e noi siamo mancati perché abbiamo perso nettamente a causa delle 25 palle perse, perché abbiamo preso più rimbalzi di loro, però noi riuscivamo proprio a muovere il pallone contro la loro difesa. Ora invece settimana prossima, la settimana del derby. Questa è la settimana dell'Interzona dell'Under 20 Eccellenza. Io del derby non ne voglio sentire parlare fino a mercoledì sera. Noi vogliamo andare alle finali nazionali, lunedì giochiamo con Ancona alle 3, quindi la nostra testa di tutti quanti, dei ragazzi, della società, di tutti, è sull'Interzona Under 20. La mercoledì sera penseremo al derby.